scuole e università ai tempi della pandemia. La didattica a distanza ha aumentato e il fenomeno della dispersione scolastica. L'allarme lanciato dalla comunità di Sant'Egidio, ma il web ha consentito almeno lo svolgimento degli Erasmus Welcome Days con un tour di universitari da tutta Europa alla scoperta di Roma. I servizi di Rosario Carello e Valeria Cucchiaroni. La campanella suona, ma non per tutti. Secondo una ricerca della comunità di Sant'Egidio, un bambino su tre a Roma è a rischio di dispersione scolastica per troppe assenze. Un problema che riguarda scuole elementari e medie, esploso dopo il lockdown e la didattica a distanza. Un rischio abbandono che interessa tutte le famiglie. Sono famiglie di classe media che magari hanno perso, in cui i genitori hanno entrambi perso il lavoro, o donne sole che costrette a lavorare e a crescere i propri figli. E non sono tutte situazioni limiti e di estrema povertà. Buongiorno ragazzi. E qui siamo all'Istituto Buzzati a Laurentino, una scuola a modello, sempre in presenza dal 15 settembre, eppure... Alla fine del primo quadrimestre ci siamo trovati a dover rilevare almeno un 5% di inadempienza scolastica. A questo deve sommare, peraltro, invece tutti i bambini che vengono a scuola in maniera saltuaria, e sono tanti, cioè bambini che fanno anche uno o due giorni di assenza a settimana. Cosa fare? La comunità di Sant'Egidio propone il recupero delle ore perse a scuola fino al 15 luglio e poi dal 1 settembre, e lancia una figura ponte tra scuola e famiglia, lo School Facilitator. Luca è un neolaureato in ingegneria aeronautica e come volontario già lo fa. Spesso la scuola ci segnala dei ragazzi che non stanno andando a scuola o hanno una frequenza saltuaria, e quindi noi, io insieme ad altri amici, andiamo a cercarli, insomma, andare a vedere il motivo per il quale non stanno andando. Venite, venite! Sì, assolutamente, ci siamo, come sempre! Nel 2018, quando questi ragazzi Erasmus provenienti dai paesi europei andavano alla scoperta di Roma, si divertivano nella capitale. E anche oggi, nonostante il Covid, non si è arrestato l'entusiasmo dei giovani di venire a studiare a Roma. Gli scambi del progetto Erasmus, nonostante la pandemia, continuano all'Università di Roma 3. Ma è un momento di grande amicizia, di grande resistenza, in cui gli studenti non sono passivamente in attesa che le cose migliorino e che passi il peggio, ma si attivano in maniera creativa e innovativa per trovare nuovi modi di incontro e di fraternizzazione. Sono 187 gli studenti appena arrivati per seguire il secondo semestre. Durante il primo, da settembre a febbraio, erano stati 178. La maggior parte degli studenti proviene da Croazia, Polonia, Spagna, Francia e Germania, una piccola rappresentanza anche dal Sud America grazie al programma Erasmus Mundo. Vorrei lavorare nella cultura e Roma è la città perfetta per studiarla e per soprattutto imparare delle cose sulla storia italiana antica con una visione culturale. E non mancano le università di Roma 3 che sono andate a studiare all'estero, 408, poco più della metà rispetto agli anni precedenti. I paesi più gettonati restano Spagna, Francia e Germania.